Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, però, non poteva, non avesse scatenato questa canea. La dichiarazione non è avvenuta nell'ambito del question time del ministro Calderone sul reddito di cittadinanza, eccetera. È avvenuto nell'ambito della discussione alla Camera sul bilancio della Camera. Perché, scusate, il contesto è importante, perché sennò sembra che Fassino è impazzito e si parla di salario minimo, si parla di reddito di cittadinanza e tira fuori il suo... Era una discussione sul... Questo d'accordo. No, però il contesto, tu sai meglio di me, che è molto importante. Sì. Quindi, detto questo, e quindi come lui, come Fassino stesso ha detto, non ha detto... è comunque il tema sono chi non ha lavoro e chi non ce la fa. Lo stipendio di 4.700 euro nette, perché poi l'indennità è molto più alta, per uno che fa il politico e lo fa bene, secondo me non è uno stipendio eccessivo, perché sennò noi in questo modo continuiamo a dare addosso. Io non sono parlamentare, sono giornalista, certo. Quindi no, lo dico perché casomai forse lei ha un po' di imbarazzo nel difendere. Secondo me per chi fa bene quel mestiere vanno bene. E allora bisognerebbe però, Claudia, avere il coraggio di rivendicare che è un onore e un privilegio riservato a pochi in ragione della loro competenza sedere in Parlamento. La competenza ed è chi giusto... fa bene quel lavoro. Ho premesso queste due cose, la qualità del lavoro che fai in tutto sempre, ma a maggior ragione quando tu gestisci la cosa pubblica, certo. Fai le leggi che devono governare la vita di tutti. Problema però il problema è che la maggioranza propone di aumentare gli stipendi. Noi si faceva la nostra battaglia e si poteva tranquillamente chiudere lì, perché è un tempo nel quale bisogna prima di tutto tenere l'attenzione su chi ha meno. Il problema, l'errore è stato spostare l'attenzione su una cosa che non c'entra niente. Poi io sono convinta, la competenza, ma insomma... sappiamo tutti le cose Chiaro. Come sono, ok? Ma il punto vero è che noi in questi giorni stiamo facendo una battaglia per chi ha meno, certo. E dobbiamo farla fino in fondo e non possiamo distrarre l'opinione pubblica da quella battaglia. Brunella Bolloni.